true. Get the vultures, them, them a pray for what's mine. Telling them me now waste no time. Don't they wanna stop me? Yeah, this is my time to shine. To the hypocrites, me a blind. When me say watch them, I run to the food like swine. Telling me now go waste no time. They wanna stop me, but this is my time to shine. Salve a tutti ragazzi, bentrovati qua con la 13ª volta che riprovo a fare sto cazzo video del tulipano. Bene, iniziamo subito. Il tulipano è un metodo di rollaggio non facile, ma neanche così tanto difficile. Diciamo che è molto, diciamo, dovete impegnarvi se volete ottenere risultati naturalmente abbastanza alti. E niente, adesso vi faccio vedere io l'occorrente. Allora, serve del tabacco, preferibilmente secco, cioè un suo e via, che se no mi rompe il cazzo. Due cartine, come volete voi, io sto usando le Rizla Silver. Un filtro di cotone ultra slim o quello che volete, basta non sia quello regular. Metà biglietto del treno, biglietto dell'auto, biglietto da visita, quello che volete. Un paio di forbicine, un pezzo di scotch, che è qua, se non lo vedeste. È un pezzo di spago, di filo, di quello che volete. Allora, innanzitutto, primo passaggio, prendere due cartine. Dovete leccare la colla della prima, vabbè, girare la seconda. Prendete la prima, la leccate. E la appoggiate sulla parte contraria, nel senso qua c'è la colla, dall'altra parte, dove non c'è la colla, nel senso, con la cartina faccia in giù, dalla parte opposta alla colla, va bene? Così almeno ci si capisce di più. Cercate di fare un lavoro abbastanza preciso, perché teoricamente dovrebbe formare un quadrato, però vabbè, io ho sbagliato e non voglio rifarlo assolutamente, quindi lasciamolo così, che comunque sia me lo gestisco io. Voi dovete cercare di fare un quadrato. Poi, secondo passaggio, prendere la cartina, che dovrebbe essere quadrata, e dividerla, diciamo, in due così, facendoli formare un triangolo a pelo proprio con la colla, vedete? Dovete fare una cosa così, facendoli formare questo triangolo che vada vicino alla colla. Poi vabbè, spiegate un attimo qui. Poi, se vi posso dare un consiglio, con la forbicina rimuovete questa linguetta qua di colla che vi avanza, perché sennò si incolla alla cartina e non va bene, perché sennò, porco disolgato, Mitsu, vai a fare in culo, minchia, mentre sto facendo. Allora, voi rimuovete questo angolino qua con le forbici, leccate questa parte qua di cartina, di colla, scusate, e andate a posare su questa parte qua davanti della cartina. Opla. E fate così. E vaffanculo, ma Cristo, non è possibile. Aiutatevi con qualcosa. Io mo bestemmio chiunque, va bene? Mannaggia voi, mannaggia me, mannaggia la cartina di merda, in modo che andandola a piegare, come vi ho detto, cioè con la colla eccetera eccetera, vi si forma una specie di sacchetto. Lasciate qua questo obbrobrio, poi prendete il pezzo di cartone, cartoncino, cartone è un po' difficile, e dovete fare come se, forse con la sedia è meglio, e dovete arrotolarlo. Io vi do questo consiglio, visto che il tabacco che dovreste usare è secco, perché è più facile da travasare dentro al sacchetto, al saccoccio, io vi consiglio di mettervi un filtro di cotone, di modo che non vi arrivi in bocca tutta la schifezza lasciata dal vaffanculo, tutta la schifezza sbrisa del tabacco, così non vi intossicate neanche più di tanto usando un filtro di cotone. Poi io vi consiglio di usare questo pezzo di scotch per affrancare proprio bellamente questa parte qua di filtro principale, diciamo così, e alla fine avete questa specie di drum, si può chiamare così, di drum di cartoncino con il filtro. Poi adesso prendete il vostro tabacco, rimuovete gli eventuali cazzatelle così,
perché sennò vi va su tutto il cavallo e dovete rifare tutto. Prendere il vostro saccoccio, metterlo così, tuc, aprirlo un attimino se sei chiuso, e travasarci dentro tutto il contenuto, cioè il contenuto quanto basta. Ok, vediamo un po' di più. Ma allora, ecco, dovete riempirlo più o meno così, cioè non più di tanto, non, sì vabbè, qualcosina in più. Poi adesso fate così e vi viene già fuori, diciamo, quella punta caratteristica che vedete. Poi cosa dovete fare? Prendete il filtro principale, lo inserite nell'apertura che avete fatto qua, così, ecco, e poi si richiude come prima. Se andasse un po' più in giusto, cosa mi farebbe un favore? Ecco, grazie. Poi adesso non potete di certo fumarlo perché andrebbe via la punta, quindi entra in gioco il magico spago delle mie palle e dovete arrotolarcelo sopra fra filtro, diciamo, fra filtrone e lancia, come cazzo volete chiamarlo. Poi qua bisogna avere abbastanza manualità, perché, che io non ho, dovete fare due nodini, cioè proprio per fermare il cordino. Uffa. E due, andiamo a bestemmio perché dai Gesù, madonna, ecco fatto, andate anche già bene. E questo è il vostro, vabbè, poi con le apposite forbicine rubate alla nonna. Tagliate i peduncoli che fuoriescono e avete fatto il vostro cazzo di tulipano. Ok? Sì, se no, no, andate a cagare. Ecco qua, adesso ci vediamo un attimo in balcone, così vi faccio vedere proprio easy, come si dice di sti tempi, come si fuma, anche perché ci sono degli accorgimenti da fare. E niente, che adesso vi farò. Allora, eccoci qua. Adesso quello che dovete fare è accendere piano piano la punta, perché essendo composta di carta io vi sconsiglierei di fumarla così a muso. Quando vedete che il tabacco prende dentro, cioè quei pezzettini rossi che si vedono, diciamo, il tizzone, ecco fatto. Già i pezzetti di tabacco arrivano anche col filtro di cotone, però sorvoliamo. Vi do degli accorgimenti. Allora, visto che io vi consiglio di usare un tabacco secco, perché appunto è più facile da travasare, però se volete usare quello umido, semi-umido che sia, vi preferisco di farlo. Se voi lo fate con quello secco, se fate così no, però se fate per scenerare, boom, va giù tutto e saluto una sorta. Figa, non riesco a fumarlo con sti merda di pezzetti qua, Cristo. Comunque sia, se avete un tabacco secchissimo vi consiglio di tenerlo, di fumarlo un po' così, nel senso, avendo un angolo di traiettoria positivo, non così perché vi si ribalta tutto nel filtro, ma neanche negativo, che sennò, come ho già detto. E detto questo, niente di che. Una cosa puramente estetica, nel senso, se lo fumate in due, in tre, ok, ma se lo fumate da soli, se volete provare a farlo, ok, ma fumarlo così come sto facendo io, a parte per far vedere a voi, ma comunque sia, fumarlo così a muzzo non sa di un cazzo, nel senso, se volete metterci dentro qualcosa di verde, fate pure, io non giudico nessuno. È un metodo carino di fare il boom, però Ducazzi, minchia, cartine che vanno così a muzzo, nel senso, un po' uno spreco di cartine, anche un po' uno spreco di tabacco, anche perché adesso non me lo fumo tutto, anche perché mi fa schifo fare sti cosi, ve lo sto solo facendo vedere a voi. E niente, vi dico solo di fare attenzione quando scenerate, oppure se dovete scenerare obbligatoriamente fate così che si stacca la cenere e cade più come la neve. Detto questo, questo è il
Porco Giuda. È il tulipano. Ti consiglio di metterlo comunque sia al filtro, se non fate un puroccio o qualcosa. Perché è un po' pesante. Soprattutto se lo fate con tabacchi davvero secchi che ammazzano i polmoni. E ci vediamo alla prossima puntata diretta del Fumatori. Ciao a tutti, statemi bene e fatelo su, se non ci avete capito chiedete che vi sarà dato, che vi sarà risposto.